cari concittadini, oggi, come avevamo annunciato, terremo questa conferenza stampa da noi, una diretta Facebook, per spiegare un po' le motivazioni di queste mie dimissioni, che vi rassicuro tutti sono state già protocollate, esitate dinanzi al segretario comunale. E oggi era doveroso spiegargli un po' la motivazione, insieme a parte della mia giunta, altri mancano perché stanno lavorando, perché il nostro obiettivo è comunque lavorare fino all'ultimo giorno utile per questa città. Era doveroso dare a tutti un chiarimento. Io veramente ringrazio tutti coloro i quali mi hanno dimostrato la loro vicinanza, ringrazio anche le persone ipocrite e ai silenzi opportuni, perché ci sono state e dobbiamo ringraziare anche quelli. Oggi, come ho detto, dobbiamo parlare alla comunità in maniera molto chiara e schietta di tutto quello che è stato questo lungo percorso e questi 5 anni. Era il 21 giugno del 2016 e abbiamo giurato fedeltà alla Costituzione, al Palazzo, anzi al Castello di Chiaramonte, insieme a tutti i consiglieri. Avevamo delle aspettative elevatissime, così come anche la comunità aveva delle aspettative elevate. In questi anni abbiamo veramente raggiunto tanti obiettivi. Io ne ho elencato alcuni proprio per evitare di dimenticare. Il rifacimento di Piazza Cavour, che era diventato un colabrodo, lo abbiamo risistemato. La ristrutturazione dell'ex carcere inaugurato qualche mese fa. La riduzione di un fitto molto importante, che era quello di uffici comunali di Piazza Don Giustino, ed è stato veramente molto duro, perché dopo 30 anni scardinare un principio anche di stabilizzazione di struttura non è stato semplice. Il recupero del progetto di metanizzazione, perché lo posso dire che è partito solo perché si è trovata l'amministrazione Alba, tanto da lottare, camminare tanto, ho girato in lungo e largo per tutta la regione insieme ai tecnici dell'Italgas per far sì che il progetto partisse, e può portare solo il mio nome, non permetto veramente a nessun altro di potersi additare meriti che non ha. Io sono per i meriti condivisi quando c'è una condivisione, ma sulla metanizzazione è veramente stato un percorso che mi ha permesso disegnare l'evoluzione di una comunità. L'efficientamento energetico della città attraverso un taglio di sprechi notevolissimi sulla pubblica illuminazione. Abbiamo dato delle scuole sicure agli studenti, la scuola Manzoni, la scuola di via Campania, l'asilo nido, la mensa, un regolamento cimiteriale importante. Ringrazio pubblicamente la consigliera Selenia, che si è occupata di un regolamento che veramente ha tolto dall'emergenza cimiteriale che lo vediamo succede in altri comuni. In riduzione del costo della politica. Io per prima, Peppe me ne ha sempre tenuto conto, credo siamo l'unica, quasi tutto, a 50.000 euro di rinunce, e non sapete quanto me ne penso, perché sono soldi che io ho tolto a mio figlio. Ma io sono una donna di parola, sono una donna di parola che ha firmato un accordo con la propria comunità, e quindi io ho rinunciato a una parte della mia indennità, come al trattamento del rapporto di fine mandato. La protesta dei precari sia stata così scatenante e determinante da farti lasciare la fascia? È stato il momento esatto, ve lo potrò riferire al mio capo di gabinetto, di cui ho veramente tanta, tanta stima. Lui ha imparato a conoscermi già dal rumore dei miei tacchi. Era da un paio di giorni che veramente c'era un'aria molto pesante e irrespirabile, e non c'è cosa peggiore per una persona che alzarsi la mattina e sentire questa amarezza di sconfitta. Io sono andata normalmente al lavoro, mi trovavo all'ufficio personale perché mi stavo occupando della predisposizione al fabbisogno del personale. Quando mi raggiunge telefonicamente il mio capo di gabinetto e mi dice: dove sei? Perché se io non rientro entro una certa ora, si lui prego. è solito chiamarmi, sa che sono in giro, perché io esco prestissimo la mattina. Allora dico: sono all'ufficio personale, dico: cosa succede? Perché nel sottofondo sentivo questo rumore. Mi fanno occupato la tua sala,
Io credevo fosse nell'entro di lì. Dico, arriverò tra meno di mezz'ora. Dice, no, non sono i netturbini, sono i precari. A questa parola veramente ho sentito un fardello troppo pesante su cui non ho soluzioni. Io tutto quello che avevo da fare l'ho fatto veramente. Allora le mie parole sono state due, va bene, ok? Prepara le mie dimissioni. E da lì è stato una conseguenza, dopodiché ho scritto un post dove lo comunicavo alla mia città. Sappiate che non l'ho comunicato neanche alla giunta, neanche a mio marito. Dico, veramente è stato un gesto d'impeto. Regione, dico, io ci sei stata, hai chiesto, hai esposto, ti sei lamentata, insomma. Io sono tutto. Stata apartitica, nel senso che sono dell'idea che una persona deve essere disposta a chiedere aiuto a tutti purché un problema possa essere risolto. Non di meno le mie telefonate continuano a Marco Zamputo, che ringrazio perché veramente è stato un assessore disponibilissimo, che è di un'altra corrente politica. I miei confronti con il presidente di CICHE, sulla quale abbiamo avuto un incontro che poi non è avvenuto per ragioni e impegni istituzionali suoi. Io veramente ho cercato di coinvolgere tutte le forze politiche, anche lo stesso Carmelo Pullara che ha fatto un articolo. Non c'è volontà di aiutare questo paese. Io non so se paghiamo una maledizione, ma veramente Favara viene utilizzata esclusivamente, lo dico con tanta amarezza,